A Sabrina Misseri è stato rifiutato il permesso premio. La Misseri sta scontando l'ergastolo insieme alla madre nel carcere di Taranto. Il permesso premio è una delle misure adottate per il reinserimento sociale di un detenuto. Perché è stato rifiutato il permesso premio a Sabrina Misseri? Perché non ha ammesso il delitto quindi permane la sua pericolosità sociale. Non ha collaborato, se ho capito bene, con gli educatori nel suo percorso di riabilitazione. Quindi praticamente questa ragazza per poter uscire dal carcere deve ammettere di aver ucciso la cugina, cosa che lei dice di non aver fatto. Infatti la Misseri, tramite i suoi avvocati, ha fatto ricorso, alla Corte europea per i diritti dell'uomo non solo ha fatto anche istanze di revisione del processo cioè lei spera di poter annullare la sentenza che l'ha vista condannata all'ergastolo per l'omicidio di Sara Scazzi la cugina di 15 anni quindi viene negato questo permesso perché perché lei non ha ammesso, secondo i giudici, di aver compiuto questo reato. In pratica Sabrina Misseri, che sta tentando di riaprire i giochi a suo favore, deve andare tutto a quel paese per un permesso premio. Ma non è una cosa normale tutto questo. Se una persona si dichiara innocente. Ha diritto a dichiararsi innocente, ha diritto a presentare istanza per la revisione del processo. Ha diritto a tutto questo. Cosa c'entra il permesso premio con il fatto che lei si dichiara innocente? A me pare una vera e propria persecuzione nei confronti di questa ragazza. Innanzitutto perché non c'entra niente il permesso premio con. L ammetto o non ammettere un reato. Dipende dal comportamento che hai avuto in carcere. E a quanto pare Sabrina ha un comportamento modello nel carcere. Ma questo non basta. Non basta. Si deve addossare una colpa che lei dice di non aver commesso, per avere dei benefici. Io qui non vi sto a ricordare il caso che sicuramente conoscete. Ma per chi proprio a digiuno. Ricordo che Sara Scazzi era la cugina di Sabrina Misseri, frequentava casa Misseri, aveva 15 anni la ragazzina. Il 26 agosto del 2010 aveva un appuntamento con Sabrina per andare al mare. Esce da casa sua per andare a casa della cugina ci sono circa 500 metri di distanza fra le due abitazioni. La ragazzina scompare. Scompare, non verrà ritrovata, fino a quando il padre di Sabrina, Michele Misseri, non confessa l'omicidio e indica dove è stato nascosto il corpo di Sara e lo fa trovare. Dopodiché comincia ad accusare la figlia, prima dicendo che avrebbe partecipato all'omicidio ma non l'avrebbe uccisa lei, avrebbe detto al padre praticamente darle una lezione, allora lui stringe una corda attorno al collo della ragazza, però stringe troppo e la uccide. Successivamente dice, no, ma io non l'ho uccisa mia nipote, in realtà l'ha uccisa proprio Sabrina, a casa. In un secondo tempo viene accusata dell'omicidio non solo Sabrina, ma anche la madre di Sabrina. La madre di Sabrina è la sorella della madre di Sara Scazzi. Sabrina avrebbe strancolato la ragazzina, mentre Cosima la teneva. Ferma. Per questo orribile omicidio le due donne sono state condannate all'ergastolo, mentre il padre Michele Misseri è stato condannato solo per occultamento di cadavere. Gli hanno dato otto anni. Pensate che quando c'è stata la requisitoria del pubblico ministero, il pubblico ministero ha chiesto l'ergastolo per Sabrina e Cosima, e nove anni per Michele Miseri. La Corte ha confermato l'ergastolo a Sabrina e alla madre, ma ha ridotto la pena a Michele Misseri a otto anni. Vi voglio far notare che Sabrina Misseri e Cosima Serrano sono state condannate all'ergastolo in un processo indiziario, che vuol dire. Vuol dire che non c'è una prova che queste due donne abbiano ammazzato la ragazzina. Non c'è niente. Sul niente è stata chiesta la condanna peggiore, l'ercastolo. Io già questo lo trovo aberrante. Perché? Perché in Italia ci sono un sacco di errori giudiziari. È uno dei paesi col più alto tasso di errori giudiziari, tant'è che arrivano un sacco di richieste di risarcimento da parte dell'Unione Europea. Un processo indiziario è di per sé un processo che ha in nuce l'errore giudiziario. Eppure la nostra legge permette che su un processo indiziario si possa chiedere l'ercastolo. Io pensavo di essere l'unico a trovare strana questa cosa. Io non sono esperto di giurisprudenza, non lo sono affatto. Ma facendo una ricerca in rete ho scoperto che non sono affatto l'unico. Anzi, ci sono esperti della materia che hanno sottolineato questa incongruenza. Cioè si può condannare una persona a un fine pena mai senza lo straccio di una prova? Pare che sia materia di discussione e io trovo giusto questo. Perché si chiede l'ergastolo a Sabrina Misseri? Sabrina Misseri ha 22 anni. Se ci fosse stata la pena di morte in Italia, sarebbe stata condannata a morte. 22 anni incensurato, non ha mai frequentato ambienti criminali, non ha nulla nel suo passato che faccia pensare a chissà che cosa. Quindi non le sono state concesse neanche le attenuanti generiche. Non solo, non ha mai parlato male della cugina, ciò cioè nonostante il pubblico ministero chiede l'ergastolo lo stesso pubblico ministero a dire che non c'è stata premeditazione. Nella sua requisitoria lui dice non è che l'hanno premeditato il delitto Cosima Serrano e Sabrina Misseri, Però chiedo l'ergastro perché per uccidere questa ragazza sono corsi fra i 4 e i 5 minuti, quindi in quei 4-5 minuti avrebbero potuto tornare indietro ma non l'hanno fatto. Quindi c'è la crudeltà ma non sappiamo se le cose siano andate veramente così non lo sappiamo l'opinione pubblica secondo me non si rende conto di quanto sia pericolosa una sentenza di questo genere perché non riguarda Sabrina Misseri riguarda tutti quanti noi perché ognuno di noi si può trovare nelle stesse condizioni ed essere condannate su ipotesi su deduzioni senza lo straccio di una prova. Come che Sabrina Misseri entra nell'inchiesta? L'abbiamo detto, è stato il padre ad accusarla. Il padre, però, in un primo momento si autoaccusa lui del delitto: dice attenzione, dice che quel pomeriggio alle due e mezzo stava aggiustando il trattore, ma L'utrattore non partiva, dice lui, mi ero arrabbiato. A un certo punto appare questa ragazza che lui ha visto crescere. Attenzione, lui l'ha vista crescere perché Sara è stata cresciuta dall'età di sette anni dai miseri, tanto che lei voleva essere adottata. Quindi era come una figlia per lui, dicevo. Questa ragazzina Entra e lui, che non si aspettava di vederla, rimane abbacinato da questa ragazzina, dice non l'ho mai vista vestita in quel modo e mi sono eccitato, per questo ti dice che lui si è eccitato, voleva una prestazione sessuale con la, con la ragazzina, questa si rifiuta, minacce di andare a dire tutto alla cugina Sabrina e lui la uccide nel garage nel garage dove aveva tutti gli attrezzi c'aveva il trattore c'aveva tutto mentre tutto questo accade sabrina aspetta a casa l'amica michelangelo per andare alla mare nel frattempo aveva anche mandato un messaggio a sara dicendole preparati perché tra un po' si va via. E Sara aveva risposto con uno squillo. Non aveva risposto con un messaggio, uno squillo perché per non pagare i messaggi, Sara faceva squillare il telefono di Sabrina per dire ok. Successivamente cosa ci dice misseri? Perché ci spiega tutto, misseri. Dice che ha avvolto il corpo di Sara in un cartone, ha preso la macchina, l'ha parcheggiata fuori, perché la macchina era nel giardino, ma lui la, la porta nel garage, carica il corpo di Sara e lo nasconde in un cartone, ma prima ha la necessità di parlare con la moglie, ha necessità di parlare con la moglie perché deve prendere tempo. Va dalla moglie e dice: Guarda, il trattore non parte, e la moglie gli fa: Va bene, allora vai a, con la macchina a raccogliere i fagiolini da mio fratello. Così, ma aveva un fratello, c'erano questi fagiolini. Alle tre: Misseri si doveva presentare. E Michele, cosa dice? Eh, no, non posso andare, devo andare da mio fratello, cioè dal fratello suo di Michele che si chiama Carmine. Perché sono scappati i cavalli dall'azienda e quindi lo vado ad aiutare a recuperare questi cavalli. È un'emergenza per cui ai fagiolini c'entro più tardi. Michele, attenzione, Michele, prima di andare dalla moglie, chiama il fratello dicendogli: se ti dovesse chiamare Cosima, per favore, digli che sono da te, che sono fuggiti i cavalli. Dice che fra lui e Cosima ci sono state delle questioni, per cui, insomma, ha bisogno di questa bugia. Si sta creando l'alibi, Michele Misseri. Si sta creando l'alibi. Tutto quello che dice ha una coerenza logica. Comunque, cosa fa? Prende la macchina, se ne va, in contrada Mosca, la contrada Mosca è proprietà della famiglia Misseri, era del suo papà, del papà di Michele. Arriva sotto un fico, spoglia la ragazzina, ricordiamoci che Sara è deceduta, la violenta e iacula, dopodiché la infila in un pozzo. La cala testa in giù. Ti descrive tutto, Michele Misseri. Dopo va dal fratello di Cosima, da sua cognata, a raccogliere i fagiolini, ma ci arriva quasi verso le quattro. Veniamo a sapere successivamente che quell'albero di fico sotto il quale lui avrebbe violentato il cadavere della ragazzina, Michele Miseri ha subito delle violenze, non solo il padre lo legava lì quando era ragazzino e la madre gli andava a dare de, da mangiare di nascosto, il padre di Michele Miseri era un alcolista e puniva i figli in questo modo. Michele Miseri era molto legato alla madre, la madre era molto legata al figlio, per cui una mamma cosa fa? Cerca... Di rendere meno penosa la situazione per il figlio. Quindi andava a portargli del cibo di nascosto. Ma quando lo veniva a sapere il papà di Michele, picchiava la moglie. La picchiava. Ma sempre sotto quell'albero, quando lui veniva legato, e non veniva legato per un paio d'ore, ma a quanto pare veniva legato per qualche giorno, un cugino del padre. Lo violentava. Quindi Michele Misseri, da ragazzino, quando aveva 8-9 anni, subisce una violenza da parte di un cugino del padre, proprio sotto quel fico dove lui violenta il cadavere della nipote. Successivamente Michele Misseri negherà di aver fatto tutto questo. Dirà: Sì, sono stato io a uccidere da solo. Sara, non c'entro niente, né mia moglie né mia figlia, ma non l'ho fatto perché volevo abusare di mia nipote, no, l'ho fatto per un altro motivo, perché era arrabbiato, il trattore non mi partiva, eh, questo è venuto, detto, zio, ma perché bestemmi? Perché lui era molto arrabbiato per questa storia del trattore, a un certo punto questa ragazzina invece di prendere la strada di casa, entra nel cortile, invece di entrare, Nell'appartamento, va nel garage perché sente lo zio urlare, vuole sapere cosa sia successo. E lui dice: era talmente arrabbiato che l'ho scacciata, ma lei non voleva andarsene, per cui la prendo, la sollevo. Lei mi dà un calcio eh, praticamente nei testicoli. Questa cosa mi fa arrabbiare, prende la strozzo. Non c'entra niente la violenza sessuale nega il movente, da un altro movente, un atto di rabbia, che è un movente che non regge, mentre il movente sessuale regge come. Non solo, si fa avanti un'altra delle sorelle di Concetta, una certa dora, che racconta che quando lei aveva 13 anni, era andata sul terrazzo ad aggiustare delle piante, si presenta a Michele Misseri dicendo che la voleva aiutare ma poi comincia a toccarla, a metterle le mani addosso e le fa una mezza proposta. Lei prende e se ne scappa. Questo episodio Dora non l'ha mai raccontato a nessuno. I giudici diranno che se lo è inventato lei, per cui verrà inquisita. Ma io invece credo al racconto di Dora. E chissà quanti altri piccoli episodi ci sono, che non sappiamo. Uno ce lo racconta proprio Michele Misseri, dicendo che qualche giorno prima aveva dato una pacca sul sedere di Sara. E Sara si era girata e aveva detto, zio non fare più queste cose se non lo dica Sabrina. Sappiamo anche che Michele Misseri dava dei soldini a Sara, 10 euro, 2 euro, 5 euro, finché non viene a sapere Sabrina. Che però non comprende il motivo vero per cui lo zio dà questi soldi. E gli dice: Papà, non dare più soldi a Sara perché tanto Sara non è che se li spende con me, se li tiene, quindi pago io per Sara quando usciamo. Tutto quello che racconta Michele, miseri attraverso la lente di una persona che ha dei problemi sul piano sessuale, tornano. Si sbaglia quando lo si considera un pedofilo. Il pedofilo è colui che abusa di bambini. Lui non è un pedofilo. Lui è un efebofilo. Uno, cioè, che si eccita con le adolescenti. Il suo è un mondo nascosto. Perché Michele Misere è uno che non parla, è uno molto chiuso. Di poche parole timido non ti dà l'aspetto del mostro ma forse neanche lui si sente mostro però qualcosa di mostruoso al suo interno c'è finché la piccola Sara era bambina probabilmente lui non l'ha mai pensata dal punto di vista sessuale ma quando comincia a sviluppare sì, comincia a darle dei soldini, come fanno tutti i pedofili. I pedofili all'inizio cercano di accattivarsi la fiducia dei ragazzini, dei bambini, con dei regali. È quello che fa Michele Miseri. Ma i suoi pensieri, le sue fantasie su questa ragazzina... Non riesce a tenerli a freno, tant'è che allunca le mani, le dà una pacca sul sedere. Ma la minaccia che fa Sara lo ferma, dico tutta a Sabrina, Sabrina è la figlia minore, ha cioè due figlie, Michele e Miseri, Valentina e Sabrina, fra loro due c'è una differenza di sei anni. Ora torniamo un attimo a quel 26 agosto. Cosa succede? Succede che si crea un'occasione per un predatore, un'occasione che lui non ha cercato, è intento a fare qualcos'altro, cioè a far partire il trattore, come dice lui, però si trova in un luogo che lui sa bene, che è isolato dal resto della casa ed anche acusticamente appare piuttosto isolato. Questo garage, non ve lo dovete immaginare. Su un piano, sul piano, a livello del piano terra. Dovete immaginare che c'è una rampa che scende, scende e poi si, è, si, si apre questo, questo garage. Quindi è un po' sotterraneo. Lui sta aggiustando il trattore e vede apparire questa ragazzina. Sara, involontariamente, si va a trovare nella tana del lupo. Il lupo ne approfitta. Lui non racconta tutta la verità, perché prima di agire, prima di fare la proposta, prima di ucciderla, sicuramente Michele Miseri ha chiesto: Che ci fai qui?. E lei deve aver detto: Sono venuto per andare al mare con Sabrina. Ma quindi Sabrina t'ha già visto? E lei deve aver detto: No, ancora non l'ho vista. E deve anche averle chiesto: Ma Sabrina. Che ha visto che sei venuta qui e Sara deve aver risposto no non l'ho vista sabrina non credo che sabrina abbia visto me insomma deve aver preso qualche piccola informazione il fatto è che Sara si presenta in pantaloncini quindi con le gambe nude a maniche corte non so se ci aveva una maglietta un po' scollata non lo so fatto sta che lui la vede come un'apparizione non se l'aspettava ma quando la vede secondo me lui ha una vera e propria eccitazione sessuale lui ha un'erezione e non riesce a controllarsi pensa che le cose s'aggiusteranno intanto faccio la proposta vuole un rapporto sessuale con questa ragazzina perché ha perso il controllo dei propri impulsi. La ragazzina dice di no, probabilmente si spaventa, va dalla cucina e lui si trova nella necessità di fermarla perché non vuole ovviamente che la sua famiglia venga a sapere di questa sua perversione agisce d'impulso e la uccide. La uccide. Ma la sua eccitazione non si è fermata. Lui questo desiderio ce l'ha ed è talmente forte che quando porta il cadavere alla mosca, cioè in questa proprietà che era del padre, la violenta dove è stato violentato lui. Se tutto questo... È un racconto fantastico di Michele Miseri. Io devo dire che Michele Miseri deve aver letto qualche trattato che parla di questi reati. Deve aver letto un trattato che parla di persone abusate. Non solo l'ha letto lui, ma l'ha letto anche Sabrina e forse l'ha letto anche Cosima Serrano, perché questo dovrebbe essere, come dire, qualcosa di concordato fra di loro. Ed è stata una fortuna, da un certo punto di vista, che lui abbia subito delle violenze da piccolo. Perché ci sta bene in questo contesto. Sabrina cosa dice? Se per caso proprio vengono a sapere che è stato ucciso in questa casa, devi dire che sei stato tu. Dio, devo dire che sono stato io. Sì, Babbo, devi dire che sei stato tu che l'hai uccisa. Ma perché avrei dovuto ucciderla? Senti, tu non hai subito delle violenze quando eri piccolo, fra 8-9 anni, sì, ecco. Allora vuol dire che tu puoi avere delle perversioni, capito Babbo? Quindi puoi giustificare questa cosa dicendo che tu sei stato violentato da piccolo. Non è che lo devi dire a giustificazione, ma nel momento in cui lo dirai, saranno gli inquirenti, gli investigatori, la polizia a fare il collegamento. Per rendere ancora più credibile la cosa, aggiungi che hai violentato la ragazzina da morta. Ecco, questo particolare di aver violentato il cadavere della piccola Sara, non c'era nessuna necessità di dirlo. Non è funzionale questo particolare macabro, osceno e schifoso per attribuirsi la colpa. Avrei potuto dire: Ho tentato un approccio sessuale, la ragazzina non c'è stata. Ha minacciato di dire tutto a mia moglie, a mia figlia. E io ho dovuto ucciderla. Che necessità aveva di aggiungere questo? Ma Michele Misteri se lo dice perché. Perché li sostiene. Siccome era nuda, trovandola nuda nel pozzo, avrebbero pensato che l'avevo violentata. Però poi lui stesso aggiunge: Ma in realtà io l'avevo spogliata perché, mettendola nel pozzo, pensavo che i vestiti sarebbero tornati a galla il pozzo intentiamo c'è chiuso con una pietra è nascosto tant'è che quando lui porta gli inquirenti sul luogo non riesce neanche a trovarlo lui lì sul momento. Allora, se tu davvero l'hai spogliata pensando a questo, cioè che i vestiti della ragazzina possano emergere, perché non lo dici? Che bisogna hai di dire che l'hai violentata? Se dici questo è perché lo hai fatto. Tu l'hai violentata e guarda caso dove l'hai violentata, dove hanno violentato te. È perfetto. È perfetto come racconto. È veramente qualcosa di diabolico. Si sono inventati questa storia e in questa storia torna tutto. Mi chiedi è stato violentato sotto quell'albero quando aveva 8-9 anni e lui ripercorre la propria violenza ai danni della nipotina. Ripeto, se tutto questo è inventato, io devo dire che ci troviamo di fronte a dei criminali super intelligenti, super intelligenti. Ma perché Sabrina finisce in questo tritacarne? Perché... Michele Visseri dice che è stata la figlia e dicono: si ragiona in questo modo. Se un padre accusa la figlia, vuol dire che deve avere un grande senso di colpa nei confronti di quello che è successo. Cioè, il discorso è questo. La figlia ha commesso un crimine talmente atroce, uccidendo la cugina, che lui non è riuscito a tenerlo dentro di sé. Anche se vuole bene alla figlia, anche se ama la figlia però non ce l'ha fatta a tenersi questo segreto, per cui questo senso di colpa in questo uomo onesto lo ha portato a confessare, però in un primo momento non voleva che la figlia subisse delle conseguenze e si è attribuito lui la colpa, ha fatto tutto lui per amore nei confronti della figlia, poi a quanto pare questo amore però cessa e accusa la figlia. Discorso quindi, qual è? Se un padre accusa la figlia, beh, vuol dire che qualcosa di vero c'è. Non è che si ragioni in un altro modo, e cioè in questo modo. Ma se uno è stato capace di uccidere la propria nipote, che se l'è cresciuta in casa e l'ha uccisa perché voleva un approccio sessuale, se uno così ha violentato anche il cadavere della nipote prima di buttarla nel pozzo. Uno così non è capace di accusare anche la figlia. Uno così ha il senso di colpa. Se sì, è stato capace di uccidere la nipote all'improvviso perché gli è venuta questa eccitazione sessuale, questo calore alla testa, come lo chiama lui. Tra l'altro questo calore alla testa... È descritto molto spesso in chi commette crimini sessuali, non solo nei pedofili, ma anche nei violentatori, ma anche in chi uccide delle persone adulte. Questo senso di stordimento viene descritto. Perché, ripeto, Michele Missera ha compiuto un omicidio che è da manuale per quanto riguarda gli omicidi di tipo sessuale. Quindi, noi Dobbiamo credere a un soggetto che ha cercato di approfittarsi della nipote, l'ha uccisa, l'ha violentata da cadavere e l'ha buttata in un pozzo. Una persona del genere non è capace di accusare anche la figlia. No, una persona del genere invece ha dei sensi di colpa perché tutto questo è inventato. Lui ama la figlia però questo senso di colpa nei confronti di Sara, poverina, lui lo sente e sente il bisogno di dire la verità. Allora vediamo qual è l'amore paterno e qual è l'amore materno in questa famiglia. Michele Misera ha talmente amore nei confronti della figlia che la denuncia. Perché ripeto, il senso di colpa nei confronti della nipotina che è stata uccisa dalla figlia è più forte dell'amore nei confronti della figlia. Prendiamo invece Cosima Cosima avrebbe ucciso Sara insieme a Sabrina perché Sara avrebbe potuto raccontare chissà quali episodi scabrosi che avrebbero infancato il buon nome della figlia. Questo in sostanza sarebbe il movente. Non la gelosia e basta. Non perché Sara era innamorata della stessa persona, dello stesso ragazzo. Del quale era innamorata Sabrina? No, perché ha anche qualche segreto che Sara sa e che poteva andare a raccontare in giro. Naturalmente, qual è questo segreto non lo sappiamo perché è solo un'ipotesi. Però dicevo, l'amore di Cosimo nei confronti di Sabrina la porta a uccidere la nipote per il bene della figlia. Pensate, lo dice il pubblico ministero, in 4-5 minuti così mantiene Sara mentre la figlia la sta strangolando? Noi dobbiamo immaginarci questa scena che veramente da film di Dario Argento, che dura 4-5 minuti e nessuna delle due si ferma, tanto è la volontà di uccidere. Per cosa? Per un momento che non sappiamo quale sia in realtà. Quindi tra questa ricostruzione del pubblico ministero, che non ha uno straccio di prova, e la ricostruzione invece che ci fa Michele Miseri, che ripeto, è perfettamente lineare con le azioni di un predatore sessuale. Lui non è un predatore sessuale, intendiamoci, ma dentro di sé ha le stesse fantasie di un predatore sessuale. È un predatore occasionale, gli è capitata questa occasione ed è passato subito all'azione. L'amore di Cosima nei confronti di Sabrina lo notiamo in un altro particolare. La figlia viene condannata all'ergastolo. E anche la madre viene condannata all'ergastolo. E cosa dice Cosima? Preferisco farmi l'ergastolo insieme a mia figlia piuttosto che sapere mia figlia all'ergastolo e non poterla vedere. Cioè, questa donna è contenta se la figlia viene condannata all'ergastolo, di farsi l'ergastolo anche lei. E infatti stanno nella stessa cella, madre e figlia. Questo è l'amore. Ed è comprensibilissimo quello che dice Cosima. Non è comprensibile nel momento in cui la immaginiamo che sta aiutando la figlia a uccidere la nipote, Il nipote che, ripeto, lei si è cresciuta in casa come un'altra figlia. Lasciamo stare. Ma riusciamo a capire Cosima quando preferisce farsi l'ercastro insieme alla figlia, almeno la vede tutti i giorni. E l'amore di Michele Misere, quello della figlia, dove sta? Non ci sta, non c'è nessun amore nei confronti di questa figlia, perché la denuncia. Ora, un padre che denuncia la figlia, le vuole bene? Quindi, facciamo un po' un bilancio di questi due amori. L'amore paterno di Michele Missé nei confronti della figlia e l'amore materno di Cosima Serrano nei confronti della figlia. Mi pare che la bilancia penta più dalla parte di Cosima. Ritornando a noi, qui abbiamo un delitto ai danni di una ragazzina di 15 anni con un reo confesso. Un uomo che ha confessato il delitto e ti ha dato tutti i particolari, addirittura ti ha dato i particolari dei quali ne poteva fare benissimo a meno, come quello di aver violentato la nipote da cadavere sotto un albero di fico. E a proposito, un inciso perché Michele Misseri fa questa confessione, in parte te lo dice. Perché nel momento in cui la trovano nuda pensano che io l'abbia violentata. Non si capisce perché avrebbero dovuto fare questa, questo accostamento. Nuda vuol dire che è stata violentata? Ma una parte non te la dice, Michele Miseri. Michele Miseri ha paura di due cose quando verrà scoperto il cadavere di Sara: una, che la trovano nuda, secondo, che trovano lo sperma perché lui pensa che troveranno il suo sperma nel cadavere di Sara, quindi ammette di averla violentata, perché tanto lo scopriranno da sé, ma per nostra sfortuna lo sperma non viene ritrovato, non viene ritrovato perché rimane quasi 40 giorni sott'acqua questa povera bambina, per cui questa prova non ci sarà. Non si può ottenere perché il cadavere, anche se è stato conservato dall'acqua in qualche modo, però è in avanzato stato di decomposizione. Quindi Michele Sinceri nel momento in cui dice, ho ucciso mia nipote nel garage, ma non l'ho violentata nel garage, perché nel garage non era mica nuda, io poi la porto alla Contrada Mosca, la spoglio, la violento e Iaculo, mi dispiace usare questi termini, ma è così, dentro di lei, la metto nel pozzo, lo sperma è lì e lui crede che questo sperma verrà ritrovato, quindi deve ammetterlo per forza, non è che lo ammette perché si deve liberare la coscienza, lo ammette perché è un dato di fatto che il medico legale constaterà, poi invece non lo constaterà e quindi... Può tornare indietro, Michele Miseri. Allora noi abbiamo due storie. Una storia che è una storia di tutti i giorni, una storia che chi, come me, legge di casi criminali tutti i santi giorni, non gli sembra qualcosa di fantastico. Cioè un uomo che uccide una nipotina perché è attratta sessualmente, non ha mai commesso reati. Del genere prima di allora, però i segnali c'erano, c'erano già. È una cosa che succede spesso, quanti vanno in galera perché approfittano delle figlie adottive? Nel senso, si mettono con una compagna, questa compagna ha una figlia che ha una bambina, e quando comincia a crescere, pa! cominciano a farsi delle strane idee. Quante persone vanno in galera per questo motivo? Perché si sono approfittati delle figlie delle loro compagne? La stessa cosa è accaduta a Michele Misseri. È come se quella fosse la figlia, per dire, della sua compagna, perché non era figlia sua, non era una nipote di sangue sua, non era la figlia di sua sorella o la figlia di suo fratello, era figlia della sorella della moglie. Quindi c'era una certa distanza, ma non ha nessun significato perché poteva anche essere la figlia del fratello, secondo me, era uguale, sarebbe stato uguale. Dall'altra parte invece abbiamo un racconto di una famiglia diabolica, di una famiglia che non ha valori, di una famiglia di psicopatici, potremmo dire, la madre, la figlia il padre, il fratello del padre, il nipote del padre, tutti concordi nell'occultare questo omicidio. Perché quando viene condannata Sabrina Misseri, insieme alla madre, non viene solo condannata lei e la madre, ma vengono condannati anche il padre, l'abbiamo detto per quale motivo, il fratello del padre e il nipote del padre. Perché? Il fratello di Michele Misseri, Carmine Misseri, e il nipote Cosima Cosma avrebbero aiutato Michele Misseri a occultare il cadavere. Quindi, invece di immaginare questo scenario grottesco dove c'è tutta questa gente coinvolta, non è più facile per il famoso rasoio di Occam pensare che l'assassino sia unico, che abbia fatto tutto da solo. Per un motivo ben preciso che lui ci dice, per un'occasione che si è venuta a creare, perfetta, come lui ci racconta, e per dei motivi plausibili legati a violenze subite nell'infanzia, come lui ci racconta. Il pacchetto che ci dà Michele Miseri è perfetto, non fa una grinza. Mentre la ricostruzione che ci fa il pubblico ministero, coinvolgendo Sabrina, la madre di Sabrina, Michele Misseri, il fratello di Michele Misseri, il nipote di Michele Misseri, a mio avviso, fa acqua da tutte le parti. A mio avviso non è credibile. Ma se questo è davvero accaduto, se è questo che ci racconta il pubblico ministero che ci raccontano le sentenze, è davvero accaduta, allora ci troviamo di fronte a un caso criminale unico che dovrebbe interessare i criminologi, soprattutto quei criminologi che credono in questa storia. E allora questi criminologi che credono in questa storia dovrebbero studiarsela e proporcela. Non dire, eh, sono stati loro. Eh no, se sono stati loro, caro criminologo. Mi spieghi il motivo per cui tutto questo è accaduto, perché essendo un caso unico, e tu credi in questa versione dei fatti, allora me lo devi spiegare: me devi spiegare che cosa è accaduto, come mai una famiglia è diventata assassina? Me lo devi spiegare, siccome io non ci credo, non devo dare nessun tipo di spiegazione di questo genere, perché per me la spiegazione me la dà Michele Misseri. Tu che sei un criminologo come me, anzi, molto più quotato di me. Mi devi spiegare quello che è successo, è tuo dovere, perché tu sei uno studioso di queste cose e quindi non puoi dirmi è accaduto e basta. No, te lo studi il caso e me lo vieni poi a spiegare in convegni, in studi, in libri, in tutto quello che vuoi tu. Ripeto. Noi abbiamo per concludere Sabrina Miseri e Cosima Serrano condannata all'ergastolo senza una prova. E abbiamo un uomo che l'anno prossimo sarà libero, un reo confesso, che per me ha commesso l'omicidio fuori. Questa è la storia dell'omicidio di Sara Scazzi, un assassino in libertà un assassino reo confesso libero, ma che viene descritto come un bravo uomo, e due donne che non hanno commesso il delitto, che se ne stanno dentro al posto suo. Per me la storia è questa. Grazie per il gentile ascolto, vi auguro una buona serata.